di oggi andiamo a finire una cosa ancora di Halloween. Siccome ci abbiamo, le finiamo, che ne pensate? Oggi andiamo a fare un dolce meraviglioso con la zucca. Ma prima di vedere che cosa si tratta, prima di vedere gli ingredienti, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, condividete, lasciate un like, commentate. E addizionate il campanellino così avrete sempre le notifiche ogni qualvolta facciamo mettiamo video nel canale. È vero, il canale, come avete visto, c'è tanti giochi ultimamente, però non è un canale solo di giochi. Ogni tanto facciamo anche qualcosa di cucina, anche se per quelle che vedo, se faccio video di cucina o di giochi, di quello che sia, non cambio praticamente niente. Ma pazienza, continuiamo a fare, chi lo sa che un giorno qualcosa cambia, però non è vero? E niente, adesso vi faccio vedere gli ingredienti di questi dolci meravigliosi. Allora, per questa meraviglia qua abbiamo 300 g di zucca, già l'ho pulito, e adesso li facciamo a pezzetti qua, o a pezzetto, grattugiata, come vi pare, di qualsiasi forma che fate, va bene. Poi qua abbiamo 150 g di zucca, 150 g di cocco che adesso vado a grattugiare, però potete fare o frullato o grattugiato. Ci abbiamo un bicchiere d'acqua e 4 chiodi di garofano, anche questo è opzionale se non vi piace, non li mettete, a me piace questo sapore molto particolare. Adesso andiamo a sistemare la zucca e il cocco, adesso vi faccio vedere. Allora, come vi ho detto, qua possiamo fare o a pezzetti o grattugiato. Io, per esempio, userò questa parte grossa della grattugia. Vi faccio vedere un pezzettino. Allora, per la zucca userò questa parte grossa per fare prima. Invece, per il cocco userò questa parte piccola qua. Siccome sarà tutto insieme il cocco e zucca, io sto facendo così, vedete? Come viene fuori. Adesso grattugio tutto insieme e poi andiamo al fuoco a fare questa meraviglia. Allora, non so se potete vedere, ho già grattugiato il cocco, vedete, viene fuori una bella quantità. Adesso grattugio tutta la nostra zucca. Ok, ho finito di grattugiare. Guardate quanto bene. Guardate che contrasti meravigliosi di colore. Questo arancione meraviglioso con questo bianco. Adesso che ho grattugiato tutto quanto, andiamo direttamente al fuoco. Ok, adesso con la nostra pentola nel fuoco, senza nulla, adesso iniziamo a mettere. Allora, se volete farlo diventare scuro, mettete prima lo zucchero, fate caramellare e solo dopo aggiungete tutto il resto degli ingredienti. Io non lo voglio scuro, la voglio chiara, per questo metterò tutto insieme. Facciamo così, così potete vedere bene. Se no l'amore mio si lamenta quando deve montare il video.
Adesso mettiamo i 4 chiodi di garofano, le 150 grammi di zucca. Allora, io sto mettendo solo 150 perché la zucca, come sapete, già è bella dolce di suo. Però se volete ancora più dolce, è ovvio, aggiungete un altro po'. Il nostro bicchiere di acqua. Adesso mescoliamo bene bene, perché la zucca farà anche lei un altro po' di acqua. Quando inizia a bollire, noi abbassiamo totalmente il fuoco e cuocerà piano piano pianino. Ci vorrà più o meno una mezz'oretta, di mezz'ora a 40 minuti. Quando sarà quasi al punto, torno qua così vi farò vedere. Ci vediamo fra un po'. Allora, vi faccio vedere come sta diventando il nostro dolce praticamente pronto. Guardate, c'è un brodino. Non è un brodino. Io è un. La sua, in portoghese direbbe la sua cauda. Io adesso praticamente le lascio un altro 5-10 minuti per diventare un pelo più asciutto, ma proprio un pelo, perché comunque lasceremo un po' di guardate, che bello, un pochettino li lasciamo. Io adesso spengo il fuoco fra un po', li lascio raffreddare e poi vi faccio vedere quando sarà il punto che posso assaggiare per voi. Ok? Ci vediamo fra un attimo. Adesso andiamo a vedere. Oh, mamma mia, è ancora tepidino. Non è totalmente freddo, ma mamma mia, c'è un profumo qua, ragazzi, guardate. Guardatelo che bello. Oh, mamma mia, che profumo. Adesso prendiamo un pochettino. Oh, che bello, ragazzi. Come vedete, è ancora caldo, non è totalmente ancora freddino, però va bene così. Vediamo questo assaggio meraviglioso, guardate. Mamma mia, ragazzi, c'è un profumo. Io non so voi, ma io qualsiasi cosa c'è il cocco, per me è fantastico. Guardate che bella consistenza. Comunque, non è quella cosa asciutta. Vedete che è cremoso. Mamma mia. Ragazzi, mi auguro che vi piace, che lo fate. Lasciate un like, commentate, addizionate campanellino. E se non siete ancora iscritti, per favore, iscrivetevi al canale, ok? Che ne pensate? Per oggi è tutto. Con questa gustosura, con questa cosa deliziosa, è tutto. Un super bacione. Alla prossima. Ciao ciao.